Beh, è normale che fare risultato è sempre, sempre bello, però c'è da far fronte a un campionato comunque difficile, equilibrato, quindi non si può pensare di vincere sempre magari, e dopo un inizio che abbiamo fatto davvero incredibile, io nella mia carriera non ricordo un inizio così, così forte delle mie squadre, e ci può stare che poi pareggi qualche partita, e poi su 13 ne abbiamo perso una sola, quindi un inizio di campionato davvero 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 importante. Non lo so, però sicuramente i numeri dicono questo, e dobbiamo cercare di fare più punti in casa, quello è vero, perché comunque abbiamo ogni volta uno spettacolo di pubblico che ci sostiene, quindi sicuramente dobbiamo cercare di fare qualche punto in più in casa, qualche vittoria in più. Molto, molto equilibrato, e non so se sia in alto o in basso, però ci sono davvero buone squadre, e buoni allenatori, diciamo che l'attesa d'inizio anno è stata mantenuta, perché è un campionato bello, avvincente e equilibrato, secondo me sarà così fino alla fine. Ma per quanto riguarda l'inizio di stagione o le previsioni di formazione o quant'altro, non lo so, io come Valerio cerchiamo sempre di dare il 100%, sia con l'esempio che poi ovviamente in campo con le prestazioni, e sono contento di come sto facendo io, di come sta facendo la squadra, e io penso che con il lavoro ci si può togliere delle belle soddisfazioni tutti. E poi la mia esperienza qui a Bari, sì, in quattro anni possono succedere tante cose, sono successe tante cose, e sicuramente il primo anno, l'ho detto già altre volte, quando sono arrivato qui l'obiettivo minimo era quello di salire in B, ci abbiamo messo 3 anni perché abbiamo avuto tante difficoltà, ma davvero tante, però adesso è inutile guardare indietro, godiamoci questo campionato, perché davvero in 3 anni abbiamo buttato giù tante tante cose. No, questa del podio onestamente non la sapevo, però insomma c'era da immaginarselo, siamo pochi, diciamo, un po' i vecchietti del campionato, e però fa piacere insomma. Sì, per quanto riguarda l'altra domanda, sto facendo il primo corso online che hanno messo a disposizione per direttori sportivi, e mi piacerebbe in questo momento imparare più cose possibili per il futuro, perché ovviamente poi un conto è andare in campo e un conto è essere dall'altra parte, quindi cercare di imparare il più possibile per poi vedere in futuro che cosa fare insomma. Ma guarda, il mio modo di giocare è un po' cambiato nell'ultimo periodo, rispetto a prima che ero un po' più, diciamo, finalizzatore, adesso sono un po' più regista offensivo, partecipo molto di più alla manovra che quello che mi chiede il mister, per poter comunque a volte in partite come quelle di domenica, dove su tiro si chiude, una squadra che si chiude, ha bisogno di venire a prendere più palloni indietro, quindi il ruolo è un po' cambiato. Poi ovviamente le statistiche sì, trovano, insomma, non è che se non gioco io non si fa risultato, no, perché i ragazzi che ci sono tutti bravi, è normale che poi ci sono periodi dove riesci a fare più risultati, periodi dove riesci meno, come per un attaccante, periodi che fai gol, ti sbatte la palla sulla testa e fai gol, periodi dove fai un po' più fatica, e mancherà Wall, ma ci saranno altri ragazzi, siamo tanti davanti, quindi io sono convinto che chi giocherà al posto suo farà benissimo lo stesso. Ma il pensiero è per me ogni mattina che mi sveglio, cioè faccio il lavoro più bello del mondo, quindi più pensiero stupendo di quello non c'è, quindi poi ho capito dove vuoi arrivare, però non lo so, bisogna vedere, è ancora presto, siamo a novembre, adesso è difficile fare previsioni. Noi dobbiamo
lavorare, sembra una sciocchezza, però bisogna lavorare davvero. Adesso è inutile fare pensieri perché spendi solo energie, secondo me è anche inutile. Dobbiamo cercare di continuare così, anzi, cercare anche di fare meglio, perché si può fare sempre, sempre meglio. E, riguardo l'altra domanda, venivo da un periodo dove non ero stato benissimo fisicamente, avevo avuto dei problemi sui flessori, rientravo, ero entrato nel secondo tempo, quindi Wall mi ha chiesto di calciare il rigore, l'ha calciato. Però, come ho sempre detto qua, ci siamo trovati più volte a parlare di questo argomento. Io sono stato rigorista, se ci sarà un altro rigore lo calcerò, lo calcerà Wall, non è... a me non cambia, no, non cambia un rigore tirato o non tirato, non cambia nulla. Intanto sono contento, ho fatto un Eurogol sabato, quindi sono contento che si sia sbloccato e ci può dare una grossa mano, dipende da lui. È un ragazzo giovane che però ci può dare una grande mano. E Ruben lo conosco meglio perché siamo stati insieme l'anno scorso, e ragazzo che ha qualità incredibile, io mi trovo molto bene a giocare con lui perché con le qualità è facile riuscire anche a dialogare, quindi a trovarsi, e sono convinto che da qui a fine anno ci darà una grossa mano, e l'ho visto già anche meglio nell'ultimo periodo. Sì, ho avuto un'esperienza all'estero e quindi mi metto nei panni di questi ragazzi. Ovviamente non è semplice perché vai in un altro paese, non conosci nessuno, a prescindere dal calcio, è proprio un cambio di vita, perché molte volte poi si pensa che arriva il calciatore ed è già pronto per fare tutto, però dietro al calciatore c'è una persona, c'è degli amici che lascia, una famiglia che lascia, quindi ci vuole del tempo per adattarsi, però io credo che i ragazzi lo stanno facendo in maniera molto, molto positiva, si sono integrati benissimo nel gruppo dall'inizio e stanno facendo meglio, stanno capendo meglio la realtà del calcio italiano. Abbiamo fatto tutti un grandissimo in bocca al lupo, perché è una soddisfazione per lui, ma è anche una soddisfazione per noi, perché ovviamente abbiamo tutti partecipato sia sul campo che emotivamente a questa sua chiamata in nazionale. Comunque è un evento per la Serie B straordinario, quindi siamo contenti per lui, spero che faccia bene. E la classifica è una cosa ovviamente sì che mi fa piacere. Perché in 4 anni io non valuto solo i gol, diciamo, nella mia esperienza, però ovviamente per un attaccante i gol sono importanti, e certo che 15 sono tanti, però sì, ma io non li guardo gli altri, onestamente guardo quello che posso fare io, e perché sugli altri non puoi avere ovviamente potere di nulla, però su me stesso e sulla tua squadra sì, quindi cercare di lavorare in maniera serena per migliorarsi.